Amici di motorsport.com, ciao a tutti, siamo in una video intervista secondo me molto interessante perché è di grande attualità. Qui con me c'è Marco Ferrari, segretario generale di ACXAI e quindi tutto quello che riguarda lo sport automobilistico in Italia. Ti ringrazio Marco di essere qui con noi. Ho detto che è un incontro importante perché state limando le ultime cose sui protocolli relativi alla ripartenza delle attività sportive e ti ringrazio di aver accettato il mio invito perché cominciamo a fare un po' di chiarezza rispetto a molte leggende metropolitane che ci sono in giro fra gli appassionati, ma soprattutto fra, in questo caso parlo dei praticanti, di tutti quelli che sono i licenziati, sia piloti che navigatori, ma anche tutti gli addetti ai lavori, quindi commissari di percorso e quant'altro, che si troveranno a iniziare una stagione, speriamo molto presto, con delle regole vigenti che saranno ovviamente diverse. Parliamo di protocolli, visto che ormai siamo in mano ai virologi. Marco, allora, cosa mi puoi dire? Allora, intanto è stato un lavoro complesso semplicemente perché la proliferazione normativa in questo periodo, nel giro di un mese, si è accelerata in maniera esponenziale, perché le norme che uscivano sia dal governo che dalle regioni ogni giorno modificavano quello che il giorno prima era stato deciso e fatto, per cui star dietro a tutta questa proliferazione normativa è stata veramente complicata, soprattutto perché dovevi aggiornare quotidianamente il lavoro. Questo è un lavoro che noi oggi sì abbiamo messo un punto sul tema protocollo, ma è un lavoro, è un work in progress, perché speriamo che con il miglioramento del livello epidemico che sta fortunatamente calando, vorremmo sostanzialmente adeguare, modellare conseguentemente anche le prescrizioni che noi stiamo dando, che sono vigenti in questo momento, ma che speriamo che nel tempo, con il miglioramento della situazione, possano anche migliorare nel senso di una maggiore apertura e di una maggiore di un meno impatto per gli organizzatori e per i praticanti. Quindi questo, quello che ci stai per spiegare sarà l'impatto massimo del protocollo. Andando avanti potrebbe man mano ridursi e tornare gradualmente verso quella che noi possiamo chiamare una normalità. Esattamente, è l'impatto ad oggi. Se le cose miglioreranno, chiaramente si può tendenzialmente adeguare il protocollo migliorandolo, in senso di liberalizzando, o nella peggiore delle ipotesi, ma non la voglio manco prendere in considerazione, aumentando le eventuali prescrizioni nel caso in cui la curva dei contagi... Diciamo che noi italiani siamo stati bravi in questa fase di lockdown e l'orientamento che viene dal governo, ma più o meno da tutte le regioni, tranne un po' di difficoltà alla Lombardia, possiamo dire che vanno verso un miglioramento graduale. Quindi pensiamo positivo. Allora, raccontami un po' la chiave del protocollo. Noi il protocollo prende come spunti chiaramente alcuni punti fissi. Intanto si prendono come riferimento, come fonti normative, i vari DPCM, le linee guida del Ministero dello Sport, abbiamo parzialmente riguardato anche quelle dell'INAIL. Insomma, abbiamo esaminato tutte le fonti normative che regolano questa fase storica del paese, ed in particolare l'abbiamo calata sullo sport, prendendo come spunto anche da quelle che sono le normative che riguardano lo sport. E quindi ci siamo impostati su questi principi. Uno, è uno sport individuale. Due, è uno sport senza contatti, si svolge su spazi aperti molto ampi, per cui anche questo abbiamo fatto capire ai nostri interlocutori il rapporto che c'è tra persona e spazio in una gara automobilistica, cosa importantissima, perché
ci si differenzia da tutti quanti gli altri sport per l'ampiezza, e questo è un dato importante per, che facilita un po' il lavoro, facilita il lavoro e facilita soprattutto le prescrizioni che devono essere adottate invece in spazi chiusi o in spazi aperti più piccoli, e quindi quando il rapporto uomo-spazio è sicuramente ridotto. Poi abbiamo lavorato sull'aspetto di riduzione degli organici, quindi delle persone, sia di chi pratica e sia chiaramente degli addetti ai lavori. Ecco, per ogni macchina che andrà in pista, quante persone ci possono andare intorno? Abbiamo differenziato a seconda della disciplina, 6 nella pista, 4 nei rally, 3 nel karting, quindi ci sono diverse soluzioni anche per quelle che sono le diciamo tradizioni e le facilitazioni nel gestire certe cose. Cioè, noi non vogliamo mettere né in difficoltà il team però mettere in difficoltà tutto il sistema per concentrare troppe persone intorno ad un mezzo, stando a contatto con le persone, quindi in un ambiente, in quel caso magari un box che comunque è circoscritto, e quindi evitare. Ecco, il box dovrà rimanere aperto, sarà cinese avanti e dietro aperte. Saranno aperti avanti e dietro ed è impossibile la chiusura. La sanificazione delle aree comuni sono a carico degli organizzatori, quindi dei circuiti piuttosto che degli organizzatori dei rally. Quindi abbiamo sostanzialmente, torno al discorso prima, cercato di ridurre il numero di persone che partecipasse agli eventi, in maniera diretta chiaramente, e senza però pregiudicare il funzionamento di un team e di una, quindi abbiamo cercato di dare un giusto equilibrio a questa situazione, rendendoci conto che, ripeto, non è una situazione normale, per cui a qualcosa dovevamo rinunciare. L'altro aspetto è stato quello della digitalizzazione. Abbiamo digitalizzato alcune fasi della gara che creavano sostanzialmente assembramenti, e quindi le verifiche sportive sono state, diciamo, eliminate e digitalizzate, è meglio dire, perché sostanzialmente abbiamo creato un applicativo dove il pilota da casa o il team da casa può direttamente iscriversi alla gara e quindi evitare quella fase noiosa, antipatica. Questo è un salto in avanti molto importante a prescindere dal Covid, perché questo, immagino questo, che diventa una procedura di digitalizzazione del sistema che darà un grande vantaggio per quello che è il weekend di gara. E Franco, questo è stato l'aspetto positivo del, diciamo, se lo vogliamo vedere, il bicchiere mezzo pieno della situazione Covid. Perché? Perché sostanzialmente ci siamo concentrati su quelle fasi che, uno, dovevano essere non erano apprezzate, e due, che potevano essere semplificate, e abbiamo investito tanto in questo periodo, perché il tempo era poco, in processi di informatizzazione che non riguardavano solamente noi, ma che mettevano in contatto soggetti diversi da noi, per cui pilota ed organizzatore, quindi mettevamo in comune persone che non riguardavano la nostra struttura. La cosa è stata abbastanza complessa, ma ci siamo comunque riusciti, perché abbiamo fatto proprio l'altro ieri il collaudo della procedura e funziona. Per cui questo è un dato importante, che è il bene che ci ha lasciato sostanzialmente Covid, che non è una cosa che utilizzeremo adesso, ma chiaramente che anche quando si tornerà alla normalità sarà un tema su cui vogliamo implementare ulteriori. Ma toglimi una curiosità, era una cosa sulla quale stavate già lavorando come implementazione di quello che già stavate digitalizzando, sì, o è una, sì, novità? Cioè, ha solo compresso i tempi della realizzazione? È stata un'accelerata rispetto ad un piano di informatizzazione che era già iniziato da tempo e che questa situazione ci ha indotto ad accelerare soprattutto quelle
fasi, ma lasciando delle altre che magari erano secondarie rispetto a questo problema, ma concentrandoci su questo, su queste fasi che invece avevano un grosso impatto sulla, sul problema Quindi, COVID. Iscrizione, verifiche sportive avvengono prima dell'evento e uno arriva in autodromo che ha già espletato tutto. Che ha già espletato tutto, esattamente. Quindi, anche le prove libere, cioè il pagamento di prove libere con l'autodromo sarà gestito o bisognerà andare allo sportello dell'autodromo facendo questo la dipende, giusta questo fila? Questo dipende da autodromo ad autodromo. Okay. Noi diciamo, ci siamo focalizzati sulle fasi diciamo, delle, generali, formali delle gare. Poi è evidente che se riusciamo a mettere a sistema anche i pagamenti e tutto il resto, per me non è un problema, cioè non è che cioè, è un'attività che io sono strumentale ai nostri tesserati, per cui non voglio pormi in mezzo a processi e dinamiche che riguardano altre persone. Certo. Io mi sono preoccupato di quelle che sostanzialmente sono le fasi formali della gara e quindi poi se c'è collaborazione da parte magari degli autodromi e degli organizzatori possiamo pensare ad implementare il meccanismo e quindi allargando ad altre fasi della gara. Quindi digitalizzazione, questa è stata la parola chiave e per esempio non te ne ho parlato, ma nei rally sperimenteremo un'app che serve per proprio censire le persone che entrano all'interno del parco assistenza e soprattutto è un monitoraggio, è un tracciamento di informazioni che le persone che entrano nel parco assistenza di un rally avranno successivamente all'evento, per i 14 giorni successivi all'evento, per cui la procedura invia loro una mail, un SMS su che chiede lo stato di salute della persona per i 15 giorni successivi all'evento che si è realizzato. Questo ci consente di bloccare il prima possibile e di ricostruire i contatti che la persona probabile sospetta abbia avuto nell'arco del weekend. Questo ecco, Marco, la Formula 1 ha già dichiarato che se ci fosse un contagiato l'evento non si ferma, ora ci sono valide procedure, come stai dicendo tu, di riconoscimento e quindi di isolamento delle persone coinvolte, chiaro che eventualmente si perde qualcuno, qualcosa, un team, un pilota, però non ci dovrebbe essere lo stop. Non ci sarà lo stop se non ci sono se non ci sarà un lockdown, cioè un focolaio vero e proprio da parte del governo. Cioè la nostra paura è se me lo auguro di no, ma lo faccio solo a titolo esemplificativo, se il governo chiude la Lombardia perché i contagi ripartono, allora lì c'è un problema di equità sportiva. Io non posso impedire ai piloti che provengono dalla Lombardia di non partecipare alla gara, glielo impedisce il governo e quindi io devo garantire un'equità sportiva dall'inizio alla fine. Però quindi, sul singolo evento si verifica un caso, quello viene isolato e l'attività va avanti. C'è una procedura specifica che gestisce la situazione del caso sintomatico, per cui c'è tutta una procedura in cui se una persona viene rilevata la febbre, ha dei sintomi tipici del coronavirus, viene presa, viene isolata, viene chiamata il medico competente, c'è tutta una procedura definita dal protocollo che sinceramente l'abbiamo fatta con la collaborazione, non l'abbiamo fatta noi, ma l'abbiamo fatta chiaramente con la collaborazione dei medici che sono stati preziosissimi in questa fase e quindi si attua una procedura che tende all'isolamento della persona e delle persone che sono state a contatto con il caso sintomatico. Ma un equipaggio, un pilota che si iscrive, un team che partecipa a un qualsiasi prova di campionato italiano, deve fare un'autocertificazione di non essere a contatto col Covid?
Allora sì, entriamo nell'operatività. Okay. Quindi fatte queste premesse, noi abbiamo identificato sostanzialmente una fase preliminare all'evento che si chiama triage sostanzialmente, cioè è una sorta di preammissione all'area protetta, cioè al paddock, all'ingresso del circuito o di un parco assistenza, quindi certo, in parallelo, dove sostanzialmente le persone si presentano con i piloti, addetti ai lavori e quant'altro, non tutti insieme, ma tutte le persone devono inviare precedentemente all'evento, all'organizzatore, la lista dei nominativi che faranno parte del team, per cui non solo i piloti, ma anche i meccanici, l'autista del camion, il cuoco se c'è, tutte le persone che sono riconducibili a quel team. La stampa è ammessa o no? La stampa è ammessa, c'è una procedura loro di accreditamento, okay, che è a parte sostanzialmente. Ma io adesso mi rivolgo per i team sostanzialmente. No, ma te lo domandavo perché ad esempio la Formula 1 al momento non ammette la stampa. Non ammette la stampa, no. La Formula 1 adesso non ammette la stampa nel parco, nel paddock. Noi la ammettiamo, ci sono delle limitazioni chiaramente, anche logistiche, perché la stampa potrà contenere un numero massimo di persone in funzione dello spazio che c'è. E sulla base di quella vengono date degli accrediti, sono rilasciati dei pass. Per i piloti e per i team sostanzialmente c'è questa fase di preammissione in cui tu precedentemente dai l'elenco dei partecipanti, tutti quanti, anche non tesserati, non è importante la licenza, ma devo sapere nome e cognome anche del meccanico. L'organizzatore prepara una busta con dentro dei pass nominativi sostanzialmente, il referente del team che prende tutte le autodichiarazioni no COVID di tutte le persone che partecipano al team, le porta in questa fase di preaccettazione sostanzialmente, le dà l'organizzatore le prende tutte quante le autocertificazioni e rilascia la busta con i pass. A quel punto le persone entrano nel paddock e si possono muovere, diciamo, liberamente all'interno del paddock. Viene misurata la febbre, devono avere la mascherina e tutti i dispositivi di protezione individuale che oggi sono in vigore. Sono in vigore. Per cui questo è l'altro punto fisso, tutti devono avere i dispositivi di protezione individuale. Per cui questa piccola fase, prefase, ci consente uno di censire le persone, tutte, perché è importante la tracciabilità come ho detto prima, due che non ci siano casi sintomatici all'ingresso e quindi una volta entrati le persone possono muoversi liberamente nel rispetto delle regole della convivenza civile. Questo è il... In grandi linee il processo che noi abbiamo messo insieme. Poi ci sono tantissime altre aspetti, sanificazione degli ambienti, per quanto riguarda team, box e tutte le aree di competenza del team, sarà il team che procederà alla sanificazione degli spazi. Ecco, c'era una cosa, c'era una chiacchiera che aveva scatenato ilarità, polemiche, il fatto che in un cambio piloti di una gara, per esempio GT, fra il passaggio e il cambio di un pilota 1 e pilota 2, ci dovesse essere una fase di sanificazione. È vera? No. La sanificazione si fa... Chiariamo delle cose che hanno scatenato un po' di casino. Allora, la sanificazione si fa a fine giornata. La macchina finisce la giornata lavorativa, diciamo, e si procede alla sanificazione. Si sanifica nel momento in cui è possibile sanificare. È evidente che nel cambio pilota il problema ce lo siamo posti non tanto per la sanificazione nel cambio pilota, anche perché poi dopo ci siamo detti pure che magari molti piloti condividono la stessa stanza d'albergo, magari, oppure ci sono altre migliaia di situazioni in cui sono a contatto fuori dal contesto. No, ma oggettivamente un pilota che è pronto a correre con casco e il sottocasco è difficilissimo che riesca ad arrivare a contatto con il suo collega, compagno di squadra, per creare una trasmissione. Quindi ha senso il fatto che
non ci sia questo provvedimento. Non c'è questo provvedimento. L'unico problema che abbiamo però posto, il problema delle allacciature, delle, ci siamo posti il problema dell'allacciatura delle cinture, in cui il meccanico aiuta, insomma l'assistente pilota a stretto contatto con la persona. Allora ci siamo detti, ma per quale motivo dobbiamo comprimere così i tempi per poter fare il passaggio pilota? Magari se concediamo più tempo per il passaggio pilota, anziché i 40 secondi se ne concede 2 minuti, l'operazione si fa con più calma, il pilota se le può aggiustare tranquillamente da solo. Con tutto il tempo possibile, si sistema e riparte 1 minuto e mezzo in più rispetto a questa, o 2 minuti, quello che è in più rispetto a questo processo, a questa fase della gara, non cambia assolutamente nulla e si evitano quei momenti di contatto che magari ci possono essere a tutela e del pilota che corre e del meccanico che sta lì. Per cui piccoli accorgimenti, Franco, non stravolgimenti, ma piccoli accorgimenti che ci hanno consentito di evitare ovunque quei momenti di contatto a rischio, tra virgolette. Questa è stata l'analisi che abbiamo fatto. E quindi, come ti dicevo, non ci sono grosse ulteriori modifiche. Come ho detto, tu hai detto prima una cosa interessante relativa ai rally, dove ci sarà un'app. È un'app che deriva dai Muni o è un'applicazione a parte della federazione? No, è una nostra app che abbiamo sviluppato insieme agli organizzatori del Rally di Roma. L'abbiamo già sperimentata lo scorso anno e funziona. Loro ne facevano un uso principalmente per la gestione del pubblico in alcune aree lungo le prove speciali. Noi su quell'esperienza l'abbiamo implementata per gli addetti ai lavori, per cui c'è tutto un meccanismo di accreditamento e di tracciamento che ci consente appunto di fare tutta questa operazione a distanza e quindi semplifica ancora di più quella fase che ti ho detto all'inizio di triage sostanzialmente, facendola addirittura online e minimizzando al tutto il contatto con l'organizzazione. Per cui immagino che gli autodromi siano a porte chiuse nella prima fase. Nei rally invece la gestione del pubblico, perché è dura dire la speciale chiusa, non ci arrivi per le strade di accesso, ma poi se ti passano sotto casa ovviamente è normale che uno si affacci e guarda quello che succede. Dunque noi allora il 10 con il presidente andiamo dal ministro per lo sport e il giorno dopo andiamo al ministero degli interni. Abbiamo fissato queste riunioni appunto per far presente la nostra tipicità della specialità, soprattutto i rally. È impossibile per chiunque presidiare 100 km di prove speciali a porte chiuse. Cioè, il concetto, noi vorremmo che il concetto di porte chiuse, vorremmo spiegare e farlo mettere nell'eventuale decreto, che il concetto di porte chiuse per discipline come la nostra, ma anche per quella del ciclismo, pensate al Giro d'Italia, che se non ha la stessa criticità che possiamo avere noi nel rally. Il concetto di porte chiuse è un concetto che riguarda esclusivamente le aree destinate al pubblico, per cui laddove non ci sono delle aree destinate al pubblico si applica la normativa che c'è per quindi del distanziamento sociale. Esatto, distanziamento sociale, mascherina, e quindi come se dovessi andare in un parco o piuttosto fare una passeggiata lungo un bosco, io non posso impedire ad una persona di passeggiare lungo il bosco che è vicino alla prova speciale, per cui ed è anche illegittimo secondo me impedire il passaggio di una persona solo perché c'è una prova speciale. La cosa da evitare è l'assembramento, come in qualsiasi fase della vita quotidiana oggi. In questa fase la cosa da evitare è il pubblico sulle prove speciali, lo dico perché dobbiamo comunque evitarlo e qui dobbiamo fare tutti uno sforzo, intendo dire noi come federazione ma anche voi come media. Noi in questa fase dobbiamo cercare di portare il rally a casa delle persone,
dentro casa delle persone, non sotto casa. Cioè, dentro casa delle persone significa che dobbiamo far vivere il rally, purtroppo in questa fase, da casa. Okay. Mi rendo conto che è difficile, dobbiamo lavorare con le immagini, dobbiamo lavorare con la comunicazione, dobbiamo lavorare con tutto ciò che è possibile per garantire lo spettacolo da casa. In questa fase ridurre gli spostamenti, ridurre gli spettatori è fondamentale. Dobbiamo però amplificarlo con il mezzo televisivo, con i mezzi dei social, con la comunicazione a 360 gradi. Ho un'altra curiosità, Marco. Esce di pista una macchina, succede in autodromo è un conto, succede nei rally è un altro. Avete già delle idee di come si deve comportare un equipaggio, piuttosto di che cosa devono fare i commissari di percorso o eventualmente il medico? Allora sì, ci sono anche lì. Allora, in pista abbiamo avuto una riunione con i direttori di gara, con tutti i direttori di gara, sia in pista che in nei rally, per la gestione proprio dell'incidente o della... anche della semplice macchina che esce di pista per un problema meccanico, per problema meccanico per qualsiasi cosa. Con i direttori di gara abbiamo hanno definito, perché sono loro i dominus in questa fase, un vademecum su come si deve intervenire, e le informazioni saranno date nei briefing prima della gara da parte del direttore di gara. Cioè, ecco, il briefing è vero, non avverrà fisicamente, no, sarà conferenza. Avverrà a distanza, è un'altra di quelle piccole modifiche che sono state fatte. Verrà fatto una video call, una videoconferenza, e quindi verrà spiegato sostanzialmente il tradizionale briefing sulla pista, e in aggiunta su queste nuove misure che vengono adottate in caso di incidente, fermo e qualsiasi altra cosa. Ci sono cose che meritano di essere ulteriormente approfondite rispetto a questa prima fase? Franco, io sinceramente per grandi linee ti ho raccontato un po' la parte generale. Veramente ne sono grato, perché cominciamo a una delibera per cui cominciamo ad avvisare appassionati, licenziati di quelle che sono le linee guida. Poi chiaramente Le approfondirete. Si è fatto un grande... terrorismo, all'inizio su questi protocolli. Si è partiti, ripeto, con un muro alto 10 metri da scalare, e quindi perché la situazione era al momento era complessa. Pian piano, ad oggi, ci siamo resi conto che, migliorando la situazione, abbiamo fatto delle proposte di alleggerimento e di abbassamento di questo muro. Però riteniamo che poi in definitiva l'impatto organizzativo sull'organizzatore è minimo, sul partecipante lo è altrettanto. Quello che io mi raccomando è la coscienza di tutti gli addetti ai lavori, degli spettatori, degli appassionati. È la regola principale, Franco. Non ci sono protocolli che tengono. Se noi tutti siamo rispettosi delle regole, e delle regole semplici, dispositivi di protezione individuali e distanza sociale, secondo me il rischio è minimo. Non bisogna sottovalutare nulla, non bisogna minimizzare, però bisogna concentrarsi su poche regole, ma che vanno applicate. E quella del comportamento sociale è una regola fondamentale, che se rispettata la curva dei contagi sicuramente diminuirà, così come lo abbiamo fatto nel periodo del lockdown, che siamo stati bravi, lo dobbiamo fare anche in questa fase 2 o 3, come la si vuole chiamare, perché i rischi di una ripresa a ottobre-novembre di un nuovo focolaio ci potrebbero essere se non siamo rispettosi delle regole. Se siamo rispettosi delle regole, ci può essere un nuovo focolaio, ma si può gestire in maniera più cosciente, più scientifica, e quindi si può minimizzare il risultato che abbiamo avuto in questa prima fase. Qual è la gara 1, quella che aprirà la stagione? Misano. Giorno? No, la gara 1 del circuito
Misano, sì. Nei rally di gare titolate, parlo di gare titolate a Misano e il rally di Roma. Okay. Per quanto riguarda invece in assoluto la gara, non so se Sergio Peroni in pista riesce a fare sempre Misano a fine giugno. Quindi a fine giugno ci sarebbe la prima riapertura, di fatto. Ci potrebbe essere la prima riapertura, sì. Io sono in difficoltà perché in questo momento tutti parlano, perché il governo ha dato l'ok alla ripartenza per il calcio. Ma in questo momento noi siamo sotto un DPCM, che è quello del 18 maggio, che sospende le attività competitive. E finché non incontrate il ministro Spadafora diventa difficile stabilire. Secondo, ci deve essere un provvedimento che modifica quello attualmente vigente, che è il DPCM del 18 maggio, che in questo momento le attività sportive, tutte competitive, sono ferme. Per cui ci dovrà essere un provvedimento che cambia quello precedente, e quindi io auspico che il nuovo DPCM che uscirà, che sarà probabilmente prima del 15 giugno, sì, quindi prima della ripartenza del calcio, sinceramente, sì, comprenderà anche l'apertura alle attività sportive. In questo momento io non posso dire si parte. Okay. No, ok, questo è chiarissimo. Poterlo dire, certo, ma non perché certo non lo vogliamo, perché noi siamo pronti, dobbiamo solamente girare la chiave della città. Io ti ho fatto la domanda che se tutto funziona senza vincoli e senza cambiamenti, teoricamente allora alla fine di giugno potremmo avere un Peroni che organizza un primo evento dove ci sarà una gran voglia di in qualche modo tornare a correre, e poi arrivano in sequenza Misano per la pista e il Rally di Roma come appuntamenti. Certo. Sportivi di validità tricolore. Sì. Io ti volevo ancora coinvolgere per due cose. Uno, la crisi del Covid ha scatenato ovviamente un effetto molto negativo sui team. Anche i team hanno diritto a facilitazioni di tipo governativo, giusto? Sì, allora noi abbiamo non hanno approfondito questo aspetto, cioè si lamentano, però in realtà si può accedere a dei fondi. Assolutamente sì, noi abbiamo fatto anche della comunicazione sul nostro sito, abbiamo fatto una convenzione con il credito sportivo che consente alle ASD e alle SSD di accedere a dei finanziamenti agevolati a tasso zero, i primi due anni gratis, la prima rata a partire dal terzo anno, per cui per sei anni. Per cui una cifra massima di 35.000 euro. Okay. Di 35.000 euro. Questo per le ASD e SSD. Per le società di capitali, quindi SRL, SPA, abbiamo dato informazioni su come accedere al fondo SACE. E quindi c'è tutta una guida metodologica, anche dei form da precompilare per fare le richieste per il fondo SACE per accedere a questi finanziamenti a tasso zero. Ti risulta che ci siano società, team, allora, comunque dell'indotto del motorsport che hanno sono intervenute? Allora, noi abbiamo, per quanto riguarda la convenzione con il credito sportivo, abbiamo ricevuto una cinquantina di richieste di finanziamento da parte delle ASD, quindi insomma sta funzionando, è uno strumento che sta funzionando, poi dopo non siamo noi che eroghiamo il contributo, per cui il credito sportivo dovrà valutare se ci sono le condizioni o meno per poter dare il finanziamento, perché ci sono chiaramente dei criteri di assegnazione, di erogazione, e quindi è lui che verificherà se ci sono o meno. L'ultima domanda, non ti voglio mettere in difficoltà, ma da giornalista te la devo fare, nel senso che Chase Carey non ha fatto mistero dell'interesse di una possibile seconda gara in Italia di Formula 1 dopo il Gran Premio di Monza, o meglio, dopo il Gran Premio d'Italia a Monza. Si parla di una seconda gara a Monza, però temono molto la ripetitività dei risultati, e allora è nata questa candidatura del Mugello. Mesi fa erano solamente chiacchiere,
Ora mi sembra che siamo in una fase più costruttiva. Tu puoi darci qualche indicazione in materia? Allora, il momento è delicato, Franco, perché stiamo in chiusura della trattativa con Liberty Media. Per... Quindi, primo, la trattativa c'è, non sì. è una panzana messa fuori dai giornalisti, c'è un qualcosa di consistente se Baku piuttosto che soci dovessero rinunciare perché sono circuiti cittadini. Allora, prima di tutto c'è la trattativa per il contratto su Monza. Okay. Chiaramente noi abbiamo modificato il contratto di Monza, quello che scadeva nel 2024, perché questo è un anno particolare e quindi i termini del contratto... Vabbè, sono... voi non pagherete, riceverete un contributo, si dice, di 1 milione, che è quello che viene dato a ogni organizzatore sì. per rendere possibile la possibilità diciamo che sinteticamente, di fare la gara. Sinteticamente potrebbe essere questo, ma ci sono anche altre... mille possibilità di avere uno sponsor che supporti, perché in realtà il costo organizzativo non è 1 milione di un gran premio, arriva a circa 4-5 milioni e quindi bisogna avere la copertura economica per non fare un bagno. Sì, il Presidente ha detto chiaramente, a noi fare il gran premio a porte chiuse non è che ci interessa più di tanto, anche perché è una delle principali fonti di reddito dei ricavi della la biglietteria del Gran Premio. Per cui... Però Monza sta vendendo i biglietti, c'è la speranza che si arrivi a settembre e anche la Lombardia è aperta? Questo è una possibilità molto difficile, però ce la vogliamo tenere fino all'ultimo praticabile, soprattutto il Presidente è un... ottimista di natura e quindi non molla fino all'ultimo minuto. Il suo auspicio è quello di farlo chiaramente a porte aperte, perché è evidente che un Gran Premio a porte chiuse perde il suo fascino, soprattutto a Monza. Mi viene in mente l'immagine della premiazione con tutto il pubblico che va sotto al podio partenza, che è l'immagine più bella probabilmente della Formula 1. Per cui... Però è anche vero, Marco, che se si dovesse arrivare a porte aperte a Monza vorrebbe dire che poi Mugello non è più adatto a farlo a porte aperte. Il Mugello o qualsiasi altra seconda gara in Italia... non è per il problema porte chiuse o porte aperte, cioè lo è anche, ma più che altro lo è per garantire un certo numero di gran appuntamenti. Premi, appuntamenti che soprattutto in Europa, e soprattutto questo si è acceso nel momento in cui una settimana scorsa Silverstone aveva annunciato, il governo aveva annunciato che c'era il problema della quarantena, per cui si erano un attimino preoccupati e si erano perseguite altre strade. Io credo che adesso con Silverstone, con un doppio Silverstone, probabilmente diminuisce l'interesse a fare ulteriori gran premi doppi. Io temo però che nell'area asiatica, invece, comunque nell'area extraeuropea, qualche defezione l'avremo, e quindi avere delle candidature oggettive è molto importante. Eventualmente legare un appuntamento a distanza di pochi giorni, per cui i costi di trasferimento sarebbero limitati, sì, circoscritti, penso che sia logico. Sì, questo è lo spirito, per cui è un tema su cui si sta discutendo. Ok, non ti voglio spingere oltre, visto che siete in trattativa. Amici di motorsport.com, ringraziamo Marco Ferrari, grazie per questa apertura di informazioni in attesa che tutto diventi ufficiale. Questa, diciamo, è una chiacchierata molto informale, utile ad avvisare i praticanti di quello che si troveranno di fronte dopodomani, ma diciamo che non ha nessun valore legislativo, perché l'approvazione è ancora in corso. Certo. Commentate qui sotto quello che pensate, perché magari può essere anche utile a trasferire delle informazioni alla federazione. Cliccate la campanella e così vi iscrivete al canale e avrete le informazioni sui prossimi video. Ciao a tutti, ciao Marco, grazie ancora. Ciao a tutti voi.